Un delfino commovente spugna con pieno merito per 3-1 il Partenio Lombardi di Avellino, facendo un sol boccone dei Lupi d'Irpinia e scrivendo una pagina importante di un campionato che vede nuovamente protagonista la Oddo Band dopo qualche boccone amaro di troppo. In terra campana si è rivisto il vero Pescara, che in una serata di grande emergenza è riuscito a dimostrare di poter far bene anche senza 8 titolari, e ora sotto con il Cesena venerdì prossimo in uno stadio adriatico che si spera caldo, come la squadra davvero merita. Al Partenio si presenta un Pescara Baby con 3,97 in difesa e Ventola all'esordio assoluto. Il giocatore della primavera sarà uno dei migliori in campo. In totale sono 8, come detto, gli assenti, un vero e proprio record. Si comincia davanti a 5.000 spettatori e con il settore ospite chiuso per decisione dell'osservatorio. In campo l'avvio vede un canovaccio forse imprevisto, con i biancazzurri a fare la partita e l'Avellino a subire la verve di Memusciai e soci. Nel finale di tempo le cose migliori, e con il Pescara che ha un cuore grande così e che al 34esimo trova il meritato vantaggio grazie ad un gran gol di Gianluca Caprari, che supera Frattali realizzando così la sua 11ª rete stagionale. Gli ospiti ci credono e al 38esimo arriva il raddoppio ancora di Gianluca Caprari, che segna in posizione regolare con l'annullamento per fuorigioco inesistente da parte del primo assistente Tolfo di Pordenone. Una beffa atroce per una squadra, quella abruzzese, che continua ad attaccare riuscendo così a chiudere comunque il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa si riparte nell'Avellino con una novità e con Sbaffo in campo al posto di Visconti. La squadra di casa è più offensiva e al quinto trova il pareggio con Castaldo grazie ad un tiro violento che non lascia scampo ad Aresti. Al 7° minuto ancora Irpini pericolosi con il pallone che attraversa l'area piccola facendo correre un brivido agli abruzzesi. Al 12esimo Verre ci prova dai 20 metri per il Pescara con Frattali che riesce comunque a bloccare in due tempi. Ma in agguato c'è Gianluca La Padula, sempre lui che di testa si inventa il 2-1 riportando il Pescara meritatamente in vantaggio. Per il bomber biancazzurro i gol in stagione diventano 21, così come lo scorso anno in casa teramana. Il Delfino c'è, si fa valere anche se al 22esimo D'Angelo trova il miracolo di Aresti, che poi si ripete al 25esimo salvando su colpo di testa di Mokulu. Oddo corre ai ripari mandando in campo Acosta e Mitrizza al posto di Caprari e Pasquato, ed è proprio il giocatore romeno a mettere in rete al 31esimo per il 3-1 e facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra e dei suoi compagni in campo. Aresti e soci festeggiano un gol importante, anche perché l'estremo biancazzurro in serata di grazia al 37esimo salva ancora su conclusione insidiosa di Sbaffo. I biancazzurri non stanno però certo a guardare e al 39esimo c'è la risposta con un tiro di Memusciai e con Frattali che salva in calcio d'angolo. Il finale vede il prevedibile forcing avellinese che si concretizza solo con un palo esterno dell'ex lancianese Paghera al 45esimo, prima del tripudio dei ragazzi di Massimo, che possono festeggiare almeno per qualche ora il ritrovato terzo posto. Il Pescara è tornato. Ho fatto anche altre volte questi cambi, non sono andati bene. Purtroppo le circostanze fanno un allenatore vincente o perdente, nel senso che io faccio sempre dei cambi ragionati per cercare di aiutare la squadra a fare meglio, a volte difensivi, a volte offensivi, e a volte ti va bene, a volte ti va male. Quando li azzecchi hai azzeccato e quindi sei fortunato, quando li sbagli hai sbagliato, sei stato pure sfortunato, quindi va bene così, insomma, ma non è che è la normalità, fa parte del calcio, e se azzeccassi sempre costantemente tutti i cambi che faccio, vuol dire che vincerei tutte le partite, che facci cambi, facci gol, quindi è un discorso che non sta in piedi, insomma. Allora, io ero per un verso molto ottimista, per l'altro non pessimista ma indeciso, per un semplice motivo: ottimista perché conosco bene questi ragazzi, conosco bene Ventolo che ho allenato per un anno, conosco Vitturini che comunque ha già dimostrato, conosco Mandragora, conosco Fornasier, nonostante tutte le critiche sono tutti ottimi giocatori, a volte possono sbagliare. Ventola è un ragazzo che ero sicuro che avrebbe fatto la sua prestazione. L'indecisione semmai sta nel fatto che comunque un 97 che esordisce non sai mai come possa reagire. Fortunatamente ha reagito alla grande, è stato sempre in partita, non si è emozionato, e
insomma, dopo la partita possiamo dirlo, cioè, oggi è stata un'impresa perché praticamente eravamo con la difesa primavera, quindi è andata bene, però comunque sia grande merito va a tutta la squadra, non solo quelli dietro ovviamente, ma tutti, perché in queste condizioni non era facile avere una mentalità comunque vincente.